È un progetto che intende interpretare quello che è lo spirito del porto per un futuro sostenibile, molto improntato alla sostenibilità ambientale, ma anche alla creazione di occupazione, di posti di lavoro e alla creazione di un rapporto ancora più virtuoso tra porto e città e comunità. Un porto quindi che esiste già, che ha delle grandi capacità e potenzialità e che noi non abbiamo inteso stravolgere con interventi di tipo speculativo, ma abbiamo visto in un futuro nel quale sia dotato di maggiori servizi, di una maggiore qualità, soprattutto per chi ovviamente lo fruisce da tutti i punti di vista, quindi non solo gli addetti della nautica e della diportistica, ma anche i cittadini di Alghero, che troveranno una nuova passeggiata a mare di oltre 2 chilometri di estensione, che si affianca alla bellissima passeggiata a Barcellona, che già oggi è pienamente fruibile. Un porto che non stravolge, dicevamo, l'esistente e che è molto attento alle relazioni con il contesto e con soprattutto le preesistenze del centro storico di Alghero, e è molto attento anche all'impatto ambientale sia nella fase di costruzione ma ancora di più nella fase di gestione, con una puntuale e precisa indicazione dei servizi che verranno resi verso tutti gli utilizzatori e un'attenzione alla gestione ambientale anche in tutto il ciclo di vita previsto per le opere. Questo progetto si basa su due importanti fattori. Uno, quello del mantenimento di tutti gli attuali concessionari, sia profitti che non profitti, e l'altro che sia un porto integrato nella città, dove è un porto che deve essere vissuto non solo dai portisti ma dalla città stessa. Credo che con questo progetto noi intendiamo dare spazi ampi di crescita a tutti gli attuali concessionari, anche in considerazione dell'ampliamento dei posti barca che noi stiamo prevedendo. Noi diciamo che noi pensiamo di poter portare i posti barca a 2.400 circa, quindi rendendo il porto di Alghero uno dei più grandi del Mediterraneo, e quindi un indotto ed una a livello occupazionale di grande importanza. Diciamo che l'occupazione diretta sarà di circa 100 persone, però nell'indotto potrà arrivare anche a 400-500 persone, perché intorno al porto girano una serie di attività ed iniziative che non sono da trascurare. Quindi è un progetto di riqualificazione, è un progetto di riordino, è un progetto di integrazione con la città, è un progetto di sviluppo economico e sociale non solo di Alghero ma di tutto il territorio. Occorre che questo porto finalmente faccia il porto. Fino ad oggi è stato un parcheggio per barche. Oggi viene presentato un piano del porto che prevede tutta una serie di razionalizzazioni e riqualificazioni portuali che consentirà al porto di produrre tutte le utilità che gli algherini si aspettano da questo porto. Immaginiamo cosa succederebbe se il porto di Alghero funzionasse come l'aeroporto di Alghero. Sarebbero migliaia gli sbarchi, migliaia gli arrivi e ci sarebbero delle risorse veramente quasi inestinguibili per tutto il territorio, tanti posti di lavoro. Ecco, noi vogliamo un porto che faccia il porto ed è questo l'impegno che ci poniamo. Sono qui per ascoltare un po' quello che è il progetto del porto presentato dal Consorzio. Sono curioso e siamo curiosi come Movimento 5 Stelle di vedere quella che è la progettualità sviluppata dagli operatori del porto in questo momento. Mi auguro, come invece per quanto riguarda il Comune, che il Comune in futuro possa avere una voce in capitolo in quella che è il controllo che va fatto sulla gestione che sarà del porto. Sembra abbastanza evidente che il porto dentro la nostra città, con la sua grandezza, con le sue caratteristiche, evidenzia ormai da molti anni moltissime potenzialità, grandi potenzialità inespresse. Io ritengo che un miglioramento di questa infrastruttura possa determinare da una parte un miglioramento dei servizi offerti a chi viene a visitarci, nonché un miglioramento dei servizi per i cittadini stessi. Se a questo aggiungiamo che se saremo bravi, se tutta la città sarà brava nel gestire meglio questa risorsa per il futuro, potremmo creare, a mio parere, anche molti posti di lavoro di cui questa città ha estremamente bisogno. Quindi io credo che non ci sia alcun motivo per cui non ci si debba assolutamente interessare con attenzione e in maniera approfondita del porto di Alghero. E sarebbe anche opportuno che nella gestione del porto abbiano una parte attiva gli operatori algheresi.
gli algheresi in generale, ma gli operatori del settore in generale, quelli che oggi lavorano all'interno del porto e quelli che, pur nello stesso settore, per varie ragioni lavorano esternamente, ma che hanno un diretto collegamento con esso. Credo che in questo caso l'amministrazione comunale possa svolgere un ruolo di coordinamento, una presenza che potremmo definire di carattere organizzativo. Insomma, speriamo che questi presupposti per il futuro ci siano e quindi che queste attività possano realizzarsi.